Radioattività con Diego Fusaro. Lampi del pensiero quotidiano. Si continua in queste ore a discutere senza posa a riguardo dei destini della nave ONG Sea-Watch, la quale ha varcato i confini italiani, si è addentrata nei mari che sono di competenza della penisola italiana e ora vuol far sbarcare i migranti nel territorio nazionale. Al netto delle polemiche e delle tifoserie che come sempre si sono schierate con visioni differenti, occorre una volta di più provare a fare chiarezza sul fenomeno dell'immigrazione di massa con un'analisi di taglio filosofico-politico che si avventuri al di là della semplice cronaca legata agli eventi quotidiani. Come più volte ho ribadito, l'obiettivo del mondialismo turbocapitalistico e dei suoi agenti non è l'integrazione dei migranti, è semmai la disintegrazione dei cittadini. I signori apolidi del capitale no border non aspirano a rendere i migranti come noi, mirano invece a rendere noi come i migranti, ossia senza diritti, sradicati, con salari da fame. E questa nell'essenziale la funzione dell'immigrazione di massa come arma nelle mani del padronato cosmopolitico sans frontières, il quale utilizza l'immigrazione di massa come strumento per avere nuovi schiavi da sfruttare a basso costo, come strumento inoltre per abbassare in generale i costi della forza lavoro secondo la legge della concorrenza al ribasso e infine per creare quella che ho definito la orizzontalizzazione del conflitto. È il capolavoro del potere, infatti, quando gli schiavi, anziché cooperare fra loro e lottare uniti contro il potere, confliggono orizzontalmente tra loro, dividendosi tra schiavi autoctoni e schiavi migranti. Ora, se questo è il contesto, occorre essere consapevoli che l'obiettivo del mondialismo è quello di deportare schiavi dall'Africa con l'obiettivo di garantire i profitti del padronato cosmopolitico. Questo è nell'essenziale il significato dell'immigrazione di massa come nuova figura del colonialismo occidental capitalistico, che dietro i nomi altisonanti e nobilitanti dell'accoglienza e dell'integrazione mira, more solito, a perpetrare forme ignobili di sfruttamento, di sradicamento e di impiego senza ritegno delle vite umane dei migranti, che infatti nell'ordine del discorso liberista figurano non per caso come risorse, e la risorsa ha funzione non in se stessa, ma sempre solo in riferimento a chi la usa. Questo è il lessico neoliberista che rivela una volta di più la funzione strategica dell'immigrazione di massa. Radioattività con Diego Fusaro.